Cercate l'Europa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Clima entusiastico dunque, c'è voglia di fare, voglia di sperimentare. Noi andiamo, continuiamo il nostro viaggio nella scuola de Coubertin di Rende e poi alla Dominani de Matera, dove è stata organizzata una vera e propria festa per accogliere i nuovi alunni. Primo giorno di scuola anche per i ragazzi dell'Istituto Comprensivo de Coubertin di Rende. Gli abbracci con i compagni di classe ritrovati dopo le vacanze estive, l'emozione e l'entusiasmo di chi per la prima volta varca i cancelli della scuola. Il suono della prima campanella emoziona gli alunni, ma anche i genitori, accolti da insegnanti e dirigente scolastico. Io mi auguro veramente che sia un anno sereno per le famiglie, soprattutto per gli alunni innanzitutto, per le famiglie e per i docenti. E un augurio anche estendibile a tutti gli operatori di questa scuola e anche della nostra Calabria. La scuola media de Coubertin ha due sezioni di ad inglese potenziato e questa è una novità per la nostra scuola. E dunque poi lo strumento musicale, le ore dello strumento musicale da 6 sono passate a 12, quindi potrò anche accogliere più alunni. E poi un particolare sottolineatura verso il corpo docente, che è un corpo preparato veramente e professionalmente attivo. Io mi auguro appunto che ci sia una forte collaborazione tra famiglia e scuola. Questo invece è il primo giorno di scuola alla Don Milani de Matera di Cosenza, iniziato con la festa dell'accoglienza. La dirigente Immacolata Cairo ha infatti accolto i bambini del primo anno organizzando una vera e propria festa nel parco antistante la scuola, musica, balli e zucchero filato per rendere indimenticabile l'inizio del percorso scolastico.